Tra i film premiati nella ottima sezione della Kenzen quest'anno, messa su con gran bravura dal direttore Edouard Weintraub, il premio Art Cinema è andato a un film colombiano, e l'abbraccio della serpiente del regista Ciro Guerra alla sua opera terza. È un film che deve qualcosa a Werner Herzog, un po' per la necessità di trovare delle immagini sconosciute. Siamo nella giungla, anzi, ma più che la giungla, siamo nella amazzonica di Fitzcarraldo, di Aguirre, siamo però in un bianco e nero che tra il passato e il presente, che non è il presente di oggi ma il presente del film, che saranno gli anni 40, ricostruisce una storia di colonizzazione, ma anche di magia, ma anche di riconduzione alla propria identità dei personaggi che lo compongono, la storia di un esploratore tedesco che vuole ricostruire una civiltà che è una civiltà che è andata perduta e alla ricerca di essa. Un film particolarmente affascinante come il corso del fiume che viene attraversato dai protagonisti con lentezza, con poesia, con momenti di durezza, con momenti di visioni apocalittiche, come nel finale, in cui compare a colori qualche cosa che sembra essere uscito fuori quasi da Kubrick, in un contesto che è un film inconsueto a raccontare il dramma dell'America Latina e il dramma della colonizzazione, ma in una maniera che non è né sociologica ma è soprattutto poetica e politica al tempo stesso.